Io sono diversa da te, è evidente. Ho due ruote. L'Ideatorio, che è un servizio dell'Università della Svizzera Italiana, ha scelto di trattare questa tematica, una tematica difficile e complessa, che riguarda la fragilità dell'essere umano, declinata anche nella sua disabilità. L'Ideatorio da anni produce, crea delle esposizioni interattive, cercando di portare dei temi che sono a volte difficili, a volte che ci riguardano in maniera molto diretta, di portare questi temi verso le scuole, verso la popolazione, con occasioni di incontro, di riflessione. Tu, un percorso sulla diversità. Vieni a scoprirlo. Con l'esposizione Tu, l'Ideatorio ha collaborato con Proinfirmis Ticino e Moesano, cercando appunto di portare questo tema della fragilità umana in mezzo alla gente. La mostra Tu è stata però possibile costruirla solo grazie al contributo di 7 persone che hanno testimoniato di prima persona il loro rapporto con la differenza, con la disabilità. Mi chiedo, uno, normale, Quando siamo confrontati a una persona disabile, siamo confrontati alla nostra fragilità, alla paura che in qualsiasi momento ci possa succedere anche a noi, anche al nostro caro, di avere una disabilità. Quindi la prima reazione può essere anche di paura, di non sapere come fare, ci sono magari delle modalità comunicative differenti, ma questo è normale, è umano e dobbiamo anche saper riconoscere questa prima reazione di paura. Le testimonianze dimostrano, durante la mostra, che questo è possibile superare questo aspetto attraverso il contatto, la relazione, quindi lo slogan è avviciniamoci. Non parliamo volentieri di quello che è un aspetto che ci definisce. Viviamo 70 anni, le statistiche dicono che 7 anni della nostra vita li passiamo da persone disabili perché abbiamo inciampato in uno scalino, perché siamo andati a sciare, perché la nostra carne è fragile, è debole, un gene difettoso, una malattia o semplicemente la vecchiaia. Quindi è qualche cosa la fragilità umana che ci appartiene nell'intimo, nella carne, fa parte della nostra umanità. Sappiamo che in Svizzera ci sono 1 milione di persone che vivono una situazione di disabilità, 1 milione su 8 milioni, quindi è qualcosa che riguarda tutti, tutti nel quartiere, a casa, nella famiglia, a scuola, incontriamo questa fragilità che a volte può diventare disabilità, a volte per tutta la vita. E questo è il tentativo di mettere a tema questa questione che ci appartiene veramente nell'intimo, in maniera però, come dire, giocosa, ma con una riflessione profonda. Vediamo che ci sono dei giochi anche attorno a noi per riflettere su questa condizione. Se ci avviciniamo a quello che troviamo diverso, a quello che ci può fare anche paura, capiremo come fare, magari la persona ci spiegherà come fare, come comunicare con lei, di cosa ha bisogno, di cosa le piace, di cosa non le piace, ed è solo attraverso la conoscenza, l'avvicinamento, il parlarsi, l'essere in contatto che supereremo questa barriera ed è quello che succede come per magia, ad esempio, ogni estate in tanti soggiorni di vacanza con i volontari, in tante colonie. Tutti siamo confrontati con i nostri limiti, con le nostre incapacità. È anche vero che per alcune persone la fragilità può diventare pesante, può diventare disabilità per tutta la vita. Quindi, oltre a riconoscere questa fragilità che ci appartiene, per alcune persone è richiesta un'attenzione particolare affinché quella fragilità divenuta poi disabilità non diventi un inciampo serio, non diventi un'impossibilità di partecipazione. Naturalmente nel corso della nostra vita, della nostra esperienza, può succedere che queste fragilità diventino veramente molto importanti e ci impediscono di partecipare alla società, ma di partecipare anche alla vita. Ed è questa, ad esempio, la definizione di disabilità che viene fatta dall'Organizzazione Mondiale di Sanità, che parla proprio di difficoltà di partecipazione, di impedimento di partecipazione sociale. Ecco che l'azione, ad esempio, di Proinfirmis è quella di aiutare le persone con disabilità a partecipare alla vita sociale, quindi ad attivare tutte quelle risorse che possono essere le proprie risorse personali, formative, di sviluppo culturale, per poter partecipare alla società. Chiaramente in questo contesto
è anche importante che la società sia pronta ad accogliere queste persone, che anch'essa sia disposta a modificarsi, ad accogliere, a porre quelle basi per permettere a tutti di partecipare. La disabilità oggi viene vista in maniera forse un po' differente, una volta era solo collegata al deficit, ho un piede storto, ho una sindrome di Down, e questa veniva definita la disabilità. Oggi è cambiata la visione perché ci si accorge che la disabilità dipende anche dal contesto. Se io sono su una sedia a rotelle, faccio un esempio molto semplice, e ho davanti una scala, ecco che il mio limite diventa disabilità, il mio deficit diventa incapacità di partecipazione. Con una rampa la situazione cambia, posso andare a scuola, posso andare al cinema, posso andare a votare, posso partecipare. Quindi l'ambiente stesso, non è solo una questione architettonica, ma l'ambiente in generale va a influenzare il mio grado di disabilità. C'è quindi il deficit, c'è la questione ambientale, ma poi c'è una questione ambientale culturale. Lo sguardo che tutti noi abbiamo su noi stessi innanzitutto e quindi sugli altri va a creare un modo con cui queste persone che vivono delle disabilità magari più importanti sono considerate, trattate, guardate, e anche questo va a definire il grado di disabilità. Io non avrei mai pensato di finire con due ruote sotto il sedere, però questa sofferenza tu la modifichi e la fai diventare forza. E questo cambia tantissimo la visione che l'altro ha di te. La disabilità non è bella, diciamo, la sofferenza umana non è bella, ma a nessuno vorremmo augurare una disabilità, ma c'è, dicevo, questo elemento comune che ci ha sorpresi, il fatto che quella cosa ci trasforma. Allora, sottolineando il fatto che la disabilità non è una bella cosa, potremmo evitarla tanto meglio, ma anche sottolineando il fatto che purtroppo il nostro corpo è fragile e debole, considerarla, guardarla, fa fare un salto alla nostra umanità. Dentro le fatiche, dentro dei percorsi che sono difficili, questo va sottolineato, e quindi con le giuste attenzioni delle persone che ci sono attorno, fino allo Stato, eppure c'è questo cambiamento che può avvenire. La disabilità può diventare un'opportunità, o meglio, giro la questione, laddove si ha un'attenzione particolare alla fragilità umana, la disabilità insegna. Insegna tante cose, insegna innanzitutto la nostra natura di essere umani, ma poi insegna anche un fatto che se stiamo attenti alle tante espressioni della vita umana che può essere fragile, creiamo una società più attenta a tutti. Quindi una società nella quale ho un'attenzione verso l'anziano, verso la persona che ha una disabilità, è una società più bella, una società più bella per me innanzitutto, più bella anche per coloro che non hanno una disabilità. Allora sì che la disabilità può diventare un'opportunità, nel senso che può diventare una riflessione che fa cambiare la nostra società verso una società più attenta a tutti. Un giorno forse esisterà una tecnologia capace di dar voce ai miei pensieri. Così come oggi la sedia a rotelle mi permette di muovermi liberamente. Quando diciamo che la disabilità è anche dettata dall'ambiente, per esempio dallo sguardo che tutti noi abbiamo, bisogna ricordare che effettivamente facciamo fatica quando ci si incontra a considerare l'altro nella sua totalità. Noi vediamo un corpo, e quando vediamo un corpo l'altro lo definiamo con due, tre elementi e basta, e che così l'altro diventa il cieco, il sordo, diventa lo storpio. Ad esempio, io ho provato a mettere in una bottiglietta tanti fili colorati, tanti pezzettini di me, un po' di amore, un po' di rabbia, un po' di gelosia, un filino di tristezza che quella c'è sempre, e un po' di speranza che non manca mai. Per questo facciamo questo semplice gioco dove a tutti viene chiesto di definirsi. Ma chi sono io? Questa è la domanda di entrata all'esposizione. Chi sono io? Chi sei tu? È una domanda interessante perché quando riusciamo a capire che noi siamo un groviglio di cose, queste cose cosa sono? Sono la nostra biografia, il passato, la storia, le relazioni. Allora io non sono più solo il cieco. Io innanzitutto sono una persona. Tutti siamo persone che possono diventare tante identità. Io sono padre, sono figlio, sono cugino, sono lavoratore, ma sono quello del club degli amici della, sono quello dell'associazione, sono membro di quella cosa, sono tante cose. Anche il cieco. Il cieco non può essere definito solo dal suo deficit. Quando ciò capita è una riduzione della persona e nel linguaggio non aiuta a creare un'attenzione maggiore. Ecco quindi questo gioco dove le persone mettono, si accorgono, dice «Ah, quella volta che mi sono innamorato, è ancora dentro di me questa cosa qui, là in fondo c'è, mi definisce, la morte della mia nonna, anche questa cosa qui mi definisce». Così come il lavoro che svolgo nella fatica, ma
in fondo divento anche quello che faccio, divento come mi guardano gli altri. Ecco che questo piccolo esercizio di capire chi siamo noi ci fa dire che se io sono tutto questo, anche l'altro. L'altro che ho davanti a me, che magari vive una disabilità, ha dentro tutto un mondo, una biografia, una storia che lo definisce. Bisogna far cadere questi cassettini in cui noi vogliamo sempre classificare le persone e in base a queste poi ci comportiamo. Dietro a un problema di salute, appunto, c'è tutta una storia, ci sono sì dei limiti, ma ci sono anche delle risorse, dei sogni, delle possibilità e una vita da realizzare. Spero che questo nostro incontro possa farti capire che anche una persona con disabilità come me può avere un ruolo nella nostra società, svolgere un lavoro, fare l'amore e far parte di un tessuto sociale. L'elemento più forte che emerge sempre è il desiderio di esistere, di far parte di un tessuto sociale, di avere diritto a quello che sono i diritti fondamentali di tutti, a un lavoro, ad amare, ad essere amati, a partecipare. Cerchiamo di promuovere una società che sia veramente inclusiva, vuol dire una società che sia pronta ad accettare tutte le diversità, tutte le differenze come una ricchezza. Di solito nel concetto di integrazione, che è molto importante, è stato molto importante nel raggiungimento di una qualità di vita delle persone con disabilità, si ha una società, un corpo già prestabilito e poi si hanno delle persone differenti che devono integrarsi, devono comunque adattarsi a questa normalità. Attraverso il concetto di inclusione non c'è più un elemento immutato che accoglie un elemento esterno, ma il tutto deve essere dinamico e anche la società che accoglie deve essere capace di modificarsi a sua volta ed accogliere al proprio interno la diversità. Attraverso questa occasione inclusiva la società può migliorare, può trovare il modo di evolvere e di essere più performante. Tutti hanno diritto di esistere in questa società. Oggi forse per molte persone c'è un diritto alla vita, ci sono tutti i diritti fondamentali, il diritto a un piatto, alle cure, a vivere insomma. Il corpo biologico può vivere in questa società, ma lo sforzo maggiore che deve essere fatto oggi è assolutamente quello del diritto di esistere, di far parte della società. Su quello noi abbiamo organizzato una società, per fortuna siamo in Svizzera, tante cose funzionano nell'accoglienza, nell'attenzione, nella cura delle persone più fragili, ma c'è questa piccola sfumatura che in verità è una cosa grande, il diritto di esistere nella nostra società. La società inclusiva è questo, quindi un luogo per tutti. Negli ultimi 20 anni l'approccio della società rispetto alle persone con disabilità è sicuramente cambiato in meglio. Quello che deve ancora cambiare è che nella mentalità della gente, di noi tutti, che siamo tutti capaci di dare un'occasione a queste persone di essere considerate veramente come cittadine a pieno titolo, come persone capaci di portare qualcosa di importante per l'evoluzione e per l'umanità in fondo, e non solo come persone fragili che dobbiamo difendere. Tutti noi, veramente tutti noi, abbiamo il diritto di partecipare alla società e di portare qualcosa. Qui accogliamo centinaia di classi. Alla fine di questo percorso penso che visiteranno l'esposizione circa 200-250 classi scolastiche, quindi è un grosso lavoro di dialogo, di ascolto direi, di ascolto dei ragazzi, di cosa percepiscono di questo mondo, di cosa percepiscono di loro stessi. Il valore che guardo di quello che sono io va a determinare come guarderò l'altro. Il grosso lavoro con le scuole è proprio dire: ma tu chi sei? E quando si scontrano, incontrano la disabilità, perché vedono le testimonianze delle persone che ci hanno accompagnato, nascono vari sentimenti. Forse quello più forte, ed è giusto che sia così, è rimanere senza parole, è la paura, è il non saper come porsi davanti alla disabilità. Peggio sarebbe dire: ma no, non ci sono problemi, siamo tutti uguali, cosa che assolutamente non è vero. Ci sono delle persone che quando le guardiamo non sono uguali a me, quindi non si tratta di negare la diversità nel senso di affermare un'uguaglianza generica degli uomini, non a quel livello. Si tratta di affermare che siamo tutti diversi e quindi il concetto di chi è la persona normale può diventare una fonte di riflessione interessante. Io sono normale, l'altro è normale, ma cosa vuol dire per l'essere umano essere normale? E nascono delle riflessioni che sono
sono molto interessanti. In un gioco cancelliamo la diversità, facciamo una fotografia di gruppo dove tutti i volti sono sovrapposti in una sola immagine, cioè cancelliamo la diversità di una classe intera e esce il volto che ha la dimensione del naso medio, delle labbra medie, del mento medio, il colore degli occhi medio, il colore dei capelli medi. E chi è quella persona? Quel risultato lì, chi è? Nessuno. Se tolgo la diversità, togliamo l'identità, togliamo quello che sono io. Ci si accorge alla fine che il concetto di norma, cioè questa media dell'essere umano, è un concetto sbagliato semplicemente. Nell'essere umano la normalità sono tutte le manifestazioni possibili dell'essere umano. La normalità per il direttore della Proinfirmis è paradossalmente che un giorno non ci fosse più bisogno della Proinfirmis. Noi perché quando guardiamo queste persone vediamo solo il cieco, vediamo solo lo storpio? Questa è un'educazione, questo è un modo di guardare, ma attenzione, è un modo di guardare innanzitutto se stessi, perché quel giorno, e purtroppo capiterà, possiamo essere quasi certi, che vivremo una situazione di fragilità nostra, vuol dire che vedremo solo quello, non vediamo più tutto quello che siamo, un'infinità di cose e non solo il nostro deficit. Mi piace essere una persona come tutti, normale, anche se ho i miei limiti, io sono felice. E alla fine del filmato, questa classe speciale, ho chiesto, secondo voi, chi è Nadia Schmidt? Dopo che abbiamo visto quello che è il suo deficit, il suo limite, una sedia a rotelle, subito le mani si sono alzate e uno ha cominciato a dire, ma secondo me è un'astrofisica. Dice, come mai un'astrofisica? Cosa ti fa dire che è un'astrofisica? Non ha un telescopio. E come Stephen Hawking, quindi l'astrofisico esperto di buchi neri che è su una sedia a rotelle. Loro hanno visto questa genialità di quella persona. Nell'incontro con la gente, il mio problema, ciò che costituisce un ostacolo, non è la sedia a rotelle e dunque l'evidenza della mia disabilità, ma è la parola. Pier Mario ha delle difficoltà a esprimersi con la parola. Lui nelle sue cassette aveva degli appunti della sua vita. Proprio per questa esposizione ha deciso di fare ordine in questi fogli ed è uscito con il libro, un libro, il suo racconto. Le sue parole finalmente sono uscite per scoprire quello che è sempre vero. L'altro mi rispecchia. Io sono un uomo rinchiuso in un corpo prigione. Al di là della mia prigione, sono però una persona come tutti voi.